I'm gonna love you. E bella a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovissimo video. Siamo qui in un video nuovissimo perché ho riniziato a riportare Farming Simulator 2019. Io non so chi si ricorda qualche episodio che è uscito. Io ho fatto più mondi, ma adesso andiamo a creare un altro. Faccio carriera, inizia da zero, il tuo capitale è molto limitato. Poi direttore agricolo, nuovo agricolo. Io farei nuovo agricolo. Proviamo tranquillo, ci facciamo il nostro personaggio, chi ha più o meno l'avevo già fatto. Ci teniamo tutte le mod che avevo messo. Ci teniamo tutto perché ci sono anche delle mod che ti aiutano nel gioco. Quindi ci rivediamo direttamente appena carica tutto. Ok raga, il caricamento si sta prolungando un po'. Vabbè, è un nuovo mondo, quindi dai, ci può anche stare. Io adesso raga ci giocavo tipo appena preso il PC, quindi 4 mesi fa forse, 5 mesi fa, Farming Simulator 2019. Non mi ricordo più un tasto, quindi reinizieremo tutti insieme proprio. Voilà. Inizia. Benvenuto su Farming Simulator, vuoi iniziare un breve tour guidato? No, vabbè, proprio così no. Allora. Ok, corri, salti. Questo qui è quello che... M... Cos'è che era? Alt, Control. Ah no, mappa era 9. Tra tutte le cose, mappa 9. Allora, noi abbiamo questi. Abbiamo 1, 1, 2 e 3. Abbiamo tutte e tre codesti cosi. Abbiamo un silos dove mettere quello che raccogliamo. Abbiamo casettine, casettoni. Abbiamo, sì, abbiamo casa, abbiamo un altro appezzamento di terreno dietro. Sì, siamo messi bene qui. Poi, ma io qui, non so. Tutti chiusi sti che pannoni, vabbè. Allora, X è di spiega, voilà. B accendi. Ah, nessuna lama collegata, ovviamente Q. Voilà. V era per abbassare, B per accendere. Io lì direi abbassiamo così. E adesso boh, ho sbagliato raga. E adesso stavo dicendo, potremmo andare. L'importante è ricordarsi la visuale. Estendi condotto. Visuale C, voilà. Ragazzi, adesso stiamo raccogliendo del frumento. Allora, come potete vedere, F1, vabbè, ci aiuta. Qui, guardate, stanno arrivando tutti i chicchi di frumento. E noi qui stiamo andando a raccogliere roba. Quindi abbiamo 100.000 euro nel nostro, diciamo, nella nostra banca. Ecco, si può dire così. Adesso possiamo sollevare, girare. Io un po' mi ricordo il gioco, raga. Quindi comunque, inteso, un po' di cose le so già comunque fare. Più o meno. Più o meno, ripeto. Più o meno un po' di cose le so comunque fare. Quindi, dai, è così. Bello, bello, bello sto gioco. Allora, in teoria poi... diciamo la striscia che lasciamo dietro qui bisognerebbe raccoglierla perché si fanno, non mi ricordo che cosa. Poi magari lo andiamo a raccogliere. Dopo pigliamo l'attrezzo. Allora, poi qui in questa mappa dovremmo essere nella mappa italiana o forse quella americana, non mi ricordo. Però c'è, come vi farò vedere adesso, con H si mette l'operaio. Vedete, io non sto facendo niente. Con 9 c'è il mercante di bestiame. E poi c'era anche lo shop da qualche altra parte. Ecco, il negozio in fondo a sinistra. Tipo qui sotto, ecco. Quindi è molto carino per quello. Togliamo l'operaio, andiamo noi, perché sennò ci fa sprecare un botto di soldi, perché l'operaio lo pago. Diciamo ogni secondo lo pago, l'operaio.
E quindi non è proprio la cosa migliore, perché lui fa sempre tutti i giri larghi per farti pagare di più e roba del genere. Allora, e adesso all'inizio, visto che non abbiamo molti soldi, faremo tutto un po' noi, poi vediamo un po' cosa andare a mettere. Allora, comunque è bello che abbiamo già una casa, abbiamo già tutto, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, intanto che... Allora, mettiamo operaio, perfetto. Lui ci farà guadagnare un po' di soldi, ma perderne altrettanti. Allora, io volevo andare a farvi vedere un po' tutto. Questo qui è l'aratro, signori. Vedete? Si fa così. Ah, si attacca anche il peso, logicamente. Voilà. Con G potevo cambiare selezione, perfetto. Io, ad esempio, da qui posso mettere giù e andare ad arare. Vedete? Arare il campo. Lo aravo così. Così tolgo tutti i ceppi e viene per l'appunto arato tutto il campo. Vedete così. Poi da qui si alza. Si gira il trattore. Sì, qui è un po' in salita questi campi qui, ma va bene così. Si va a mettere giù e si va attaccati. Voilà, e si va a togliere tutto il resto. Vedete che bello? E dopo di quello dobbiamo usare quel trattore lì, che in teoria dovrebbe avere la seminatrice. Quindi veramente, 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 veramente molto, molto interessante. Allora, per fortuna l'aratura è richiesta. No, questa qui però non è l'aratura, Questa qui è la cosa per girare, diciamo, la terra prima di piantare i semi. Quindi l'aratura è ancora un'altra che va richiesta dopo 2 o 3 volte che pianti. Che pianti per l'appunto le cose che pianti. Quindi andiamo così, questo qui è già un attimino più veloce, l'aratura invece era veramente lenta, raga. Questo qui invece è una simile aratura. Ecco, e questo campo diventa come quello e il 19 che abbiamo di là. Perché su questi due campi, sul 26 e il 19, si potrebbe già iniziare a seminare. E magari è quello che andremo a fare. Quindi adesso da qui andiamo a fare così. Adesso lasciamo un attimo l'operaio, magari, no? Da qui andiamo a lasciare un attimo l'operaio. Voilà, sistema un po' tutto lui. Dai, ci sta. E adesso andiamo a provare un po' tutte le attrezzature per quest'oggi. Quindi Q, vedete, dice frumento, abbiamo 1000 semi di frumento. Quindi io vado giù, schiaccio B. Utilizziamo un po'. Sono operaio, accendi seminatrice. Spegni, collega attrezzo, scarica, apri copertura N, per mettere i semi, voilà. Solleva, boom, in teoria potremmo già seminare. Voilà, stiamo seminando, vedete raga, la riga. Qui stiamo seminando il nostro frumento, perché adesso abbiamo solo questo per il momento. Poi da qui noi cos'è che andiamo a fare? Solleviamo, giriamo. Facciamo un attimino di manovra anche perché sennò, raga, non ce la facciamo. Abbassiamo e senza andare con la ruota sopra, magari possibilmente ai semi, andiamo più o meno vicino e andiamo a seminare. Vedete, adesso il grano, il frumento l'ha raccolto quasi tutto. Qui sta lavorando, eravamo più veloci noi di sicuro, però intanto noi andiamo a fare gli altri lavori. Quindi qui solleviamo, facciamo un po' di retro. Sì, non è la semina migliore che ho mai fatto, però raga, sto iniziando adesso a giocare con voi, non avevo preparato niente, mi sono svegliato oggi domenica 4 agosto, mi sono svegliato così, ho detto, mi sono svegliato alle 11 e ho detto voglio giocare a Farming Simulator 2019 e li voglio portare anche... Perché? No, raga, ma... Porca vacca, ma cos'è successo? Raga, abbiamo perso il pezzo davanti, abbiamo perso. Non so se l'avevo raccolto prima, però abbiamo perso il pezzo davanti. Ok.
Dobbiamo riseminare sta striscia perché ho pigliato il pezzo davanti ed è andato un po' a quel paese. Ok, andiamo a schiacciare G. Voilà, ora stiamo seminando bene. Quindi da qui si va a riseminare questa strisciolina. Anche se più o meno era già riseminata, però va bene, andiamo a fare le cose per bene noi, raga. Sprechiamo qualche semino in più, però si va a fare un bel lavoro pulito. Allora, lì ha quasi finito, gli manca l'ultima striscia. E adesso qui noi continuiamo il nostro lavoro. Sarà tutto velocizzato, penso. Adesso devo un attimo scrivere un messaggio, quindi operaio anche qui e arrivo subito. Ok, ragazzi, allora mettiamo l'operaio. E qui il nostro frumento è stato tutto raccolto. Adesso ovviamente l'operaio ha finito di lavorare, adesso andiamo noi e con O, no, con O volevo dire allunghiamo il nostro braccio. Perché ragazzi? Perché adesso magari non lo allunghiamo adesso. Perché? Perché adesso si va a scaricare tutto dentro al silos. Voilà. Da qui si va a scaricare tutto il frumento che abbiamo raccolto, o meglio che ha raccolto il mio operaio. Andiamo a scaricarlo tutto, 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 tutto. Questo qui è anche il silos grande, io in quella vecchia ho il silos piccolo perché l'ho pagato. Qui invece abbiamo già un botto di roba, quindi diciamo ci ha aiutato abbastanza il gioco, ecco. Voilà, completato tutto. Adesso potremmo andare tipo a sistemarci un attimino le cose. Inteso da qui, visto che è quello largo, potremmo andare a far così, abbassare. E voilà, e abbiamo messo anche il riparo da tutte le intemperie il nostro macchinario. Allora, qui in teoria sto rimorchietto e dovrebbe essere vuoto. Poi magari andiamo a fare anche una vendita. Ma io mi ricordo che c'era. Qui non c'è lo shop. Qui. Qui vedete c'è lo shop per comprare tutte le cose che volete. Ma per vedere la mappa grande, F la torcia. Alt. Tab, abbiamo detto che per cambiare macchinario. Ok, la seminatrice, vabbè, continuiamo noi. Non facciamo fare agli operari. Agli operai. Adesso è accesa. Sì, è accesa. Voilà. Andiamo a mettere giù. E andiamo a lavorare. Adesso, raga, c'era un modo per ingrandire e far tutto. Ah, magari era semplicemente ESC. Sì, sarà semplicemente ESC. Qui l'operaio, raga, non è che ha lavorato molto bene, eh. Guardate, non qui, seminatrice di là. Guardate, c'è cioè quella striscia in mezzo. Vabbè. Poteva lavorare di sicuro molto meglio. Però dai, va bene così. Come primo giorno ci sta, magari un'altra volta.